Beh ragazzi, sono un po' un collector, buon sabato e oggi, come molti stavano attendendo, andremo a sistemare il nuovo set Colpo Fusione, quindi il set che abbiamo sbustato qualche settimana fa. Non sono tantissime le carte, le ho già disposte in modo scenografico per fare le immagini di copertina, come sempre. Quindi oggi andremo a sistemarle, solito video un po' più lungo del solito. I passaggi sono sempre gli stessi però. Prima di tutto andremo a suddividere per tipologia, quindi erba, acqua, energie, reverse e così via. Dopodiché all'interno di ogni tipologia andremo a ordinare per numero e prendere una carta per numero, nel senso la numero 1, numero 2, numero 3, che saranno quelle che poi andremo a mettere nell'album. Infine, imbusteremo e ultimissimo passaggio andremo a mettere all'interno dell'album. Non so quanti fogli ci vorranno, probabilmente molti, perché sono quasi 300 carte. Ci vorranno una quindicina di pagine, però non è un problema. Allora, il video verrà velocizzato perché sennò viene davvero molto lungo. Tolgo la mia telecamera frontale, altrimenti si vede che vado velocissimo e non ha senso. E direi di iniziare. Magari ogni tanto mi soffermo quando c'è qualcosa di particolare da vedere, però a grandi linee sarà un video molto velocizzato, quindi iniziamo. Sarà sicuramente più breve degli altri video, perché comunque le carte sono poche, quelle che ho io, e quindi ci metteremo un pelo meno. Sarà complicato comunque andare a completare questo set, come d'altronde tutti i set recenti. Ovviamente quando andremo a sistemare questo set vedrete che mancherà un sacco di carte, ovviamente essendo un set appena uscito e non avendo praticamente comprato nulla di sfuso ci saranno un sacco di buchi. Molti magari avranno carte che mi servono, però preavviso già che io sotto Natale non compro nulla perché per un problema più che altro di spedizioni, perché è un periodo in cui è tutto bloccato e quindi evito di fare spedizioni. Diciamo che ricomincio a comprare più o meno dalla seconda, terza settimana di gennaio, quando un po' la situazione si è messa a posto e quando le spedizioni non sono più intasate. Continuerò comunque a pubblicare poche post perché comunque ho una bella scorta di carte da aprire, quindi la poche post non mancherà, non preoccupatevi per quello. E a proposito, mercoledì prossimo andremo con la poche posta. Ovviamente, come sempre, il mucchietto più numeroso è quello più antipatico da sistemare, ossia le trainer. Ma ormai ci siamo abituati. Ultimo mazzetto, poi abbiamo finito questa prima parte. Ok, la situazione è questa qua. Questi qua sono i mucchietti già separati. Qua a parte abbiamo tutte le reverse, che non si sa cosa ne farò, però va bene. Ora, partendo dall'energia erba, che è sempre la prima in ordine numerico, diciamo, andremo a ordinare per numero di carte all'interno del set. Prenderemo la carta che mi servirà per la collezione e procederemo così fino ad arrivare alle trainer, quindi faremo tutte le carte. Anche qui velocizzerò, ma direi che non sarà un lavoro più di tanto lungo. Diciamo che la parte lunga, che sarà quella non velocizzata, sarà quella di inserimento nell'album. Quindi continuiamo.
Ok, queste qua sono le prime carte che andranno nel nostro set. Sono già in ordine di numero, quindi alla fine andremo semplicemente a impostarle e poi a inserire nell'album. Come abbiamo fatto con l'energia erba, ora proseguiremo con tutte le altre energie fino a completare questa operazione, diciamo. Non sono sicuro che riusciate a vedere tutte le carte perché non ci sto nell'inquadratura, quindi le sto mettendo anche qui sotto. Forse vedrete giusto la punta alta, però non ho altro modo, quindi devo fare così per forza. Ok, anche energia acqua fatta, quindi per il momento siamo così. Siamo arrivati all'85 di 264, quindi ancora un po' ce l'abbiamo. Però in realtà i mazzetti che mancano non sono lunghissimi, c'è giusto quello delle trainer, le altre sono abbastanza corti. Bello il Deoxys, ma già visto, vi faccio vedere la differenza con quello per il release. Qui c'è la scrittina corpo fusione e poi l'artwork che è diverso. Bello anche lui. Ok, le carte iniziano ad essere tantine e ancora abbiamo quattro mucchietti, quindi quattro diverse tipologie da sistemare, però questo qua, come vedrete, è abbastanza corto, quindi diciamo tre e mezzo, tre e un quarto se ne mancano. Quanto è bello su Smeargle. Vi dirò che è un sogno. Cramobot Gold. Non sarebbe bella tutta immagine con il Cramobot così. È quasi diventata la mia trainer preferita.
Ok, prima parte di questa sistemazione completata, ossia siamo andati a sistemare tutte le carte in ordine di numero, quindi già sistemate, sono un bel po', quindi ora direi che mi servono almeno tre confezioni di sleeve, che spero di avere da qualche parte, se lo vado a cercare. Dopodiché imbusteremo, sempre velocizzato, e infine andremo a mettere nell'album, intanto vado a cercare le sleeve. Ok, recuperate un po' di sleeve, iniziamo a imbustare. Sarà un casino impilarle perché quando le metti nelle sleeve iniziano a scivolare da tutte le parti, quindi seppur velocizzato intanto vedrete questo mucchietto che scivola, però tutto normale. Ce l'abbiamo fatta, a voi sembra passato poco tempo, ma sono passati un'ora e 35 minuti, non ne potevo più. Abbiamo fatto 4 mucchietti di questo spessore, quindi ora andiamo a prendere il raccoglitore e iniziamo la vera e propria sistemazione del set, sperando non duri un'altra ora e mezza, però solitamente questa parte è quella un po' più veloce. Per voi quella più lunga, perché comunque non faccio tagli, ma per me è quella più veloce. Ok, pagine recuperate, ora possiamo cominciare la vera e propria sistemazione. Quindi andremo a mettere tutte le carte all'interno dell'album. Vi anticipo, perché so già che queste domande verranno fatte, e vi dico che sleeve e pagine usi? So che lo farete, quindi vi anticipo quei tempi e vi dico che uso le sleeve Deck Protector dell'Ultra Pro, quello ovviamente nere, come vedrete sono retro ruvido, e mi trovo abbastanza bene, anzi mi trovo bene, nel senso ho sempre usato queste qua, e non so però dirvi se sono meglio o peggio di altre marche, perché ho sempre usato solo queste qua. Diciamo che quando ho deciso di uniformare tutta la collezione e mettere tutto dentro la sleeve, scelsi questa tipologia di sleeve e con questa sono andato avanti. Probabilmente ne esisteranno di migliori, probabilmente ne esisteranno di peggiori, però non ve lo so dire, nel senso ho sempre usato queste qua, quindi mi vanno bene queste qui. Intanto già ho sbagliato a mettere le carte. Alcuni si lamentano per il fatto che c'è il bollino davanti, però diciamo che l'hanno fatto trasparente, è lì. Non dà problemi la carta, non incurva, non lascia segni, quindi da quel punto di vista lì non preoccupatevi, però ad alcuni può non piacere. Infatti diciamo che le sleeve dovrebbero essere gusti personali, se a uno piacciono le sleeve fatte così le prende, altrimenti ci sono altre marche. Per quanto riguarda le pagine invece uso le Black Page, ossia pagine nere, Side Loader, ossia inserimento laterale, come potrete vedere, dell'Ultra Pro. Dove le compro? Bellissima domanda a cui non so rispondervi, perché sono pagine che sono diventate praticamente introvabili, non riesco a trovarle neanche io, perché probabilmente, ma non è una notizia certa, cioè non è una notizia che so, ho ipotizzato io, sono fuori produzione perché non si trovano più da nessuna parte. Non so se è una cosa momentanea a causa della,
della situazione comunque globale, o se è una cosa, diciamo, che sarà sempre così. Non so dirvelo, so solo che trovare queste pagine al momento è praticamente impossibile. Io ormai sono partito con queste qua, quindi continuo ad andare con queste qua, le trovo un po' su siti diversi, magari su eBay, su Amazon, ogni tanto saltano fuori, oppure su altri siti minori che hanno qualche rimanenza. Però se dovete cominciare, diciamo, dal nulla e dovete sistemare in pagine e le volete nere, andate su altri marchi. Ne esistono tanti tipi, quindi non andate a fossilizzarvi su queste pagine solo perché le vedete qua, perché poi vi dico già che si fa una gran fatica a trovarle. Quindi magari vi trovate in una situazione in cui iniziate con una tipologia di pagine e non riuscite a continuare. Quindi ve lo dico fin da subito, cercate altre pagine e queste qua lasciatele a me. Non è vero, cioè, se lo volete prendete, però vi dico che è difficile, sono difficili da trovare, quindi comprate altre pagine. Comunque è successa una cosa simpaticissima, che come vedrete sto sistemando il set, ma in realtà l'avevo già sistemato perché ho fatto tutto il video, la mia bella mezz'oretta di sistemazione pagine, di discorsi, vado a fare il saluto finale e mi accorgo che non stavo registrando. Quindi tutto quello che avevo fatto non era stato registrato, quindi ho tirato fuori tutte le carte di nuovo e ora le andiamo a sistemare di nuovo insieme. Cosa molto simpatica, però diciamo che preferisco sicuramente rifare questa pagina qua di sistemazione che la prima pagina, la prima parte, quella di suddivisione delle categorie, perché quella lì è davvero antipatica. Questa qua perlomeno un po' più semplice. Comunque, colpo fusione, manca ancora tanta roba, non so come farò a completarlo, non ho più pari idea, ed è per questo che nelle ultime poche poste dico sempre che preferisco completare i set, diciamo, che vengono prima piuttosto che questi qua, perché questi qua li lascio un po', diciamo, me la prendo con calma. Sono set davvero lunghi, questo qua penso sia uno dei set più lunghi che abbiano fatto ultimamente, con un sacco di full, un sacco di hyper, un sacco di alternative, che sono tra l'altro quelle più costose. E il problema è che i pull sono bassissimi, nel senso che se facessero set lunghi, ok, ma con dei buoni pull, uno dice vabbè dai, ci sta, mi apro qualche box, dopodiché ovviamente dovrò comprare qualcosa di sfuso, però il grosso ce l'ho. E invece no, io ho aperto 71 pacchetti, ho trovato una gold e due full art e basta. Capite che in un set dove ci sono 40-50 carte tra full, hyper e alternative non è semplicissimo. Quindi sto iniziando a fare un po' di ragionamenti che non piaceranno ai più e non piace sinceramente neanche a me, perché diciamo che ultimamente con questi set sta diventando più un problema piuttosto che un divertimento. Quindi non lo so, non voglio dire cose pretempo, però stavo pensando, dopo Spada e Scudo, di valutare un attimo la situazione. Se continuerà a essere così infattibile, probabilmente mi fermerò. Avete capito bene, è una notizia bomba che sto dando, però è così. Diciamo che non vorrei arrivare a quel punto che magari la Pokémon Company ripenserà un po' a come gestire le varie cose, ma non penso, che una volta che parte l'andazzo così, non penso sia possibile tornare sui propri passi. Ma boh, comunque io diciamo che mi sto concentrando a completare i set più vecchi in modo da avere una situazione alle spalle il più completa possibile, che mi lascia un po' più di spazio per i set nuovi. Però se continua così è davvero difficile starci dietro, e non lo dico solo io, lo sto dicendo più o meno tutti quelli che collezionano i set completi, anche perché i prezzi sono alti, spinti
i stonkers, comunque, da quelli che cercano di comprare solo per rivendere, quindi è tutto un incatenarsi di variabili che stanno rendendo molto complicata la parte collezionistica, ed è un peccato perché i set sono belli, le carte sono belle, sarebbe bello comunque collezionarle, però sono davvero tante, i prezzi si stanno alzando, spinta appunto da gente che compra per rivendere, e quindi è difficile. Valuterò. Per il momento continuiamo a collezionare, vediamo quanto riusciamo a completare di set nuovi. Spade e scudo ormai, dato che l'ho iniziato, lo completerò, anche i set che usciranno, non so ancora quanto mancherà alla fine di questa espansione, però prima o poi terminerà anche lui. Quando terminerà iniziamo a ragionare. La cosa che non capisco, che probabilmente non capisce la maggior parte della gente che pensa solo a rivendere, che chi compra sono principalmente collezionisti, e se tutti la iniziano a pensare come me, arriverà un punto in cui i venditori non avranno gente a cui rivendere e si avrà una sorta di stallo. Lì poi bisogna vedere cosa succede, se bisogna vedere chi l'ha vinta a quel punto, perché se i venditori davvero vogliono vendere dovranno abbassare i prezzi, di conseguenza magari si ripotrà tornare a collezionare, quindi si riattiverà un po' tutto il meccanismo. È una cosa che richiederà un po' di tempo, però non so sinceramente come potrà finire questa cosa qua, ma spero di poter continuare a collezionare come sto facendo, come ho fatto comunque negli ultimi 12 anni. Mi dispiacerebbe lasciare tutto per, non per mancanza di voglia, perché comunque io collezionerei per sempre, però per impossibilità nel completare il set, nel senso che non posso spendere ogni 3 mesi che esce un set 6-7 mila euro per completarli, è una cosa abbastanza ingestibile come potrete immaginare, e quindi vedremo. Comunque sto notando che per quanto riguarda perlomeno la parte regular, quindi quella che stiamo sistemando adesso, non ci sono tantissimi buchi, quindi un minimo di sollievo per questa parte c'è. Una cosa a prescindere continuerò a collezionare saranno i pacchetti, perché comunque i pacchetti basta comprarne 4 ogni espansione che esce, e lì massimo 5, e lì sei a posto. Diciamo che avendo una base abbastanza solida di pacchetti, nel senso che dei set vecchi mi manca poca roba in realtà, lì posso continuare a collezionare senza problemi, non sarà una spesa folle, nel senso che basta spendere 20 euro a set e basta rimanere in pari lì e posso continuare all'infinito, quindi quella lì sarà una collezione che porterò avanti ad oltranza, non vedo particolari problemi su quella. Non che inizino a fare 70 artwork diversi per pacchetti, lì potrebbe iniziare a diventare un problema, ma spero non si arrivi a quel punto. Le carte un po' più interessanti, quindi dalle V in su, le andiamo a sistemare alla fine, così andiamo a riempire un po' i buchi, che è la parte diciamo divertente della sistemazione. Qui cominciano le trainer, dovremmo essere più o meno al completo con le trainer, penso ne manchi soltanto una, che prima mentre andavamo a sistemare ho visto che mancava, quindi non so cos'è, però è strano che solitamente le trainer le trovi sempre tutte aprendo un box, a sto giro ne manca uno, non so se è una rara o semplicemente una comune che si trova un po' meno, però sono sicuro che ne manchi una. Settimana prossima, come ho detto anche inizio video, andremo con la poche posta e sabato con la sistemazione. Poi sto preparando un video un po' più particolare di fine anno, non direi tanto di inizio anno, più è un più diciamo un fine anno, perché ho pensato a un genere di video che ancora non ho mai fatto, però che se viene bene, viene come l'ho pensata, potrebbe essere una cosa carina.
Comunque, con l'energia che abbiamo messo qua e che voi non vedete, completiamo, diciamo, la parte di sistemazione fino alle Olo, e ora passiamo alle Vivi Max, eccetera, eccetera. Abbiamo la 6 che è qua, Brilum, quindi prima paginona completata. Le altre non le ho messe in ordine perché mi piace andare comunque in ordine casuale. Abbiamo Crabum Enable 76. Ancora non l'ho preparato quel video, diciamo che ci vuole un editing un po' più complesso, non so se sono in grado, ma ci sto comunque provando. Spero venga un bel lavoro, anche perché l'idea comunque mi piace e mi piacerebbe se venisse il più fedele possibile a come l'ho pensata, però vedremo. 22 Rillaboom, abbiamo Genesis 185. E che il mio problema è sempre che sono indietro con i video, nel senso che ci sono youtuber che si preparano video per le successive settimane, io invece lo registro sempre il giorno prima, quindi arrivo sempre al pelo. Dovesse succedere qualsiasi cosa che non riesco a registrare, che non funziona il computer, rimaniamo senza video. Questo qua lo sto registrando il venerdì, per dirvi come sono avanti con i tempi. 201 Dodrio. L'unica volta che sono riuscito a pianificare dei video è stata per le vacanze estive, che lì per forza di cose, non avendo il computer dietro, o così, quindi mi ero messo avanti. 79, Intellion VMAX, il nostro bellissimo Gradient 217, Boltan V103, la carta più bella che abbiamo trovato in assoluto, sia Chandelure VMAX, che è praticamente un'opera d'arte. Gengar V156, e poi passiamo alle full. Vediamo la 247 che ho qua, 259 che è Ballerina, che vi ricordo che ho trovato doppia, quindi nel caso qualcuno volesse scambiarla con una carta che mi manca, quindi tutte sono disponibili. Ovviamente, come dicevo prima, aspetterei la fine delle vacanze, perché sto periodo qua per spedire non è il migliore. E infine l'unica gioia di questo box, sia l'energia gold, che direi sia la penultima carta del set. Quindi con la 284 che è qua, penso sia un'altra energia, si concluderà il set. Quindi, a parte queste due paginone vuote che saranno piene di hyper, alternate e così, la situazione è questa qua. Tolgo un attimo la telecamera così ce lo vediamo. Direi che però a grandi linee non si è messi malissimo con la prima parte. Mancheranno comunque qualche holo, vivi, max, che comunque non sono un grosso problema. Diciamo che non è la parte che mi preoccupa. Quindi questa qua a breve comunque la completeremo. Qua direi che ci sia il Cloyster, qua il Feraligatr, la Azumarill. Non sono sicuro, però vado a evoluzione. Bene. Ma son pochi buchi. Poteva andare peggio. Qua ci sarà l'altro Gengar. Qua ci sarà il Persian. E qua le Trainer. Devo scoprire che questa qua comunque non penso nulla di che, sarà comunque una non comune. E qua invece la parte un po' più tragica, che vedremo come procedere. Sicuramente comprerò qualcosa sfuso, anzi per forza comprerò qualcosa di sfuso, però c'è tempo, quindi non vado senza fretta. Quindi spero vi sia piaciuto, spero di aver registrato, direi di sì perché sta andando il timer, quindi a sto giro ho registrato davvero.
sono 2 ore e 20 che faccio sto video, quindi anche basta. Spero vi sia piaciuto il video, ci vediamo mercoledì con la PokéPost, vi auguro ancora un buon weekend, lasciate un like se vi va, iscrivetevi se l'avete fatto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!